Questa sera, in diretta qua sul mio gruppo Facebook, sulla pagina Tecnozoo e sulla mia pagina Facebook, sono con il dottor Cristiano Sensi. È stato, tra l'altro, il dottor Sensi, il primo a fare delle dirette, qua con me, proprio all'inizio del lockdown l'anno scorso, quando abbiamo cominciato a guardarci in faccia. Virtualmente, perché non ci si poteva muovere, non si poteva uscire di casa, e ci siamo inventati qualcosa per poter parlare all'esterno delle mura domestiche, quindi entrare in contatto con le persone, con i nostri clienti, con gli allevatori. Quindi avevamo pensato, e Cristiano ha subito accettato il mio invito, di fare delle dirette, di iniziare a fare queste dirette Facebook, proprio all'inizio del lockdown l'anno scorso, quindi più di un anno fa. Ecco, questa cosa, è proprio stato un trarre da una difficoltà a un'opportunità, perché abbiamo visto comunque essere gradite e quindi abbiamo continuato a farle e quindi indicativamente una volta al mese stiamo proprio svolgendo questo tipo di incontro, che ovviamente non riesce a supplire perfettamente la presenza fisica, però insomma ci dà dei buoni spunti. E dei buoni spunti di riflessione, soprattutto perché non abbiamo la presunzione di andare ad approfondire in maniera puntuale gli argomenti. Ecco, siamo proprio a disposizione per dei colloqui e delle visite in stalla. Il dottor Ossensi viaggia tranquillamente, quindi gestisce stalle in tutta Italia e anche e soprattutto all'estero. Non avrà problema a venire a fare due parole con ognuno di voi. Ecco, il tema della serata è lo stress da caldo e potrebbe sembrare un argomento banale, soprattutto in questo periodo. Infatti, quando mi è stato proposto questo titolo, ho avuto qualche titubanza, qualche perplessità. Però, confrontandomi con Cristiano, abbiamo capito che si può fare un'esposizione che non è la solita e banale. Infatti, io so che Cristiano ha una predisposizione e anche una conoscenza molto approfondita per quanto riguarda il periodo di transizione delle vacche da latte. Lui è un consulente Tecnozoo e si occupa di alimentazione e si occupa di gestione di mandria. E proprio oggi, mentre ci stavamo confrontando su come affrontare la serata, mi diceva che lui addirittura segue 20.000 vacche in transizione. In tutta Europa, disseminati in tutta Europa, quindi da parecchi anni, quindi questo numero va a moltiplicarsi, quindi ha un database, un'esperienza molto 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 significativa a riguardo e applica una dieta a decalb parziale solitamente dal punto di vista dell'alimentare, sto dicendo. L'altra cosa interessante su cui ha molta esperienza Cristiano è proprio anche il raffrescamento. Il raffrescamento delle vacche sia in lattazione ma anche durante la transizione, durante l'asciutta. Quindi abbiamo deciso di unire le due cose, di unire le due cose, la sua esperienza sul raffrescamento, la sua esperienza sulla gestione di mandria e sull'aspetto alimentare. Questi tre aspetti li gestirà questa sera con una presentazione a cui potremo assistere tutti. Non abbiate timore a fare domande anche online qui, se non riusciamo a rispondere a tutti in questo momento, lo faremo successivamente, nei giorni prossimi, magari anche in privato, vediamo come si riesce a fare al meglio. Però ecco, vuole proprio essere anche uno spunto di riflessione e così, di confronto. Ecco, io Cristiano, penso ad averti introdotto nel migliore dei modi, non so, se no, hai da Sì, aggiungere grazie qualcosa nel Giuseppe presentarti? dell'invito. No, la cosa bella è che la prima che abbiamo fatto l'anno scorso era sullo stress da caldo, la seconda che abbiamo fatto insieme era sulla transizione e quest'anno abbiamo fatto un ibrido, abbiamo messo insieme lo stress da caldo nella fase di transizione, che è quello su cui discuteremo questa sera. È Adesso il completamento. condivido la presentazione. Tempo che si avvia la macchina. Penso che Io lei mi sia tolgo, io mi Giuseppe. tolgo, tolgo l'audio, così riesci a fare tutto. Ok, un attimo che parte come Dio comanda, se si tolgo.
Tra l'altro, intanto che parte la presentazione, io mi sono tenuto qua davanti e non so se riuscirò a farla vedere perché sono virtuale, però un po' si vede, ecco. Questa qua è la rivista di Tecnozoo, che esce a cadenza regolare durante l'anno, ogni mese, ogni due mesi, a seconda della periodicità. E l'ultima, che una delle ultime che è uscita, non proprio l'ultima, una delle ultime è proprio la gestione della vacca fresca. Molti articoli sono stati scritti da Cristiano, dal dottor Sensi, quindi se non ricevete queste riviste, potete fare richiesta tranquillamente a Tecnozoo, che ve le potrà inviare sia a cartacee che a titolo proprio anche elettronico, ecco, c'è anche il formato elettronico. Secondo me ci sono dei problemi con la connessione di Cristiano. Adesso vediamo se riusciamo a risolverli. Ha qualche problema. Vediamo se riesce a risolvere. Adesso proviamo a togliere il video in maniera tale che senza video magari la banda si alleggerisce un pochettino e riesce a ricollegarsi. Comunque, quello che è interessante dell'esposizione di questa sera di Cristiano è proprio la sua esperienza. Abbiamo cercato di unire proprio la sua esperienza sul settore della transizione, unendola a quella del settore dello stress da caldo. Lui ha elaborato, tramite dei recomp negli scorsi giorni, dei dati relativi a una stalla del sud Italia che lui segue personalmente come alimentarista. E i dati sono molto molto incoraggianti. Eccolo, vediamo se... Ah no, ecco, che è partito e dopo ritorna. Ecco, i dati sono molto molto incoraggianti e soprattutto molto positivi con le gestioni del raffrescamento della stalla. E poi ci spiegherà bene Cristiano come ha gestito il discorso del raffrescamento. Unitamente a una dieta che segue nelle stalle dove si occupa appunto di transizione. Questa dieta ha di cat parziale, cioè con degli equilibri tra anioni e cationi tendenzialmente negativi, ma in maniera modulata. Quindi lui lavora circa a 10 a 100 mili equivalenti per chilo come potere anionizzante, quindi con DCAD un pochettino negativo, ma non eccessivamente. Quindi va sempre a modulare il rapporto tra sodio e potassio e cloro e zolfo in diversi modi, con prodotti Tecnozoo sali veri e propri, piuttosto che con un anionico particolare di Tecnozoo, che è l'Anion Booster. Intanto sto cercando di passare un po' il tempo per aspettare Cristiano che si riconnetta. Vediamo se riesce. Ecco, mi dicono che sta rientrando dai messaggi qua. Ecco, quindi l'aspetto alimentare sicuramente, su cui ha tantissime conoscenze, e l'aspetto poi del raffrescamento. Ecco, vediamo se arriva. Attendiamo un attimo. Ecco, a brevissimo arriva. Io purtroppo non ho avuto modo di vedere la sua presentazione oggi, perché l'ha ultimata nell'ultimo momento, e quindi non posso condividerla, se no lo farei volentieri. Vediamo se sta riuscendo. Beh, intanto vi anticipo quello di cui mi ha parlato oggi Cristiano. Non ho visto la presentazione, dicevo, ma ho avuto modo di parlare con lui abbondantemente oggi. Ecco, praticamente
lui ci porta oggi l'esperienza del raffrescamento fatto in una stalla in provincia di Catanzaro, quindi temperature molto molto elevate, dove lui alterna delle sessioni di raffrescamento bagnando gli animali, mi pare che sia un brevissimo periodo di bagnatura, successivamente gli animali vengono asciugati con dei stratificatori. Ci sono anche delle immagini interessanti che ha portato oggi Cristiano. Ecco, in questo caso, successivamente gli animali vengono appunto asciugati. E io gli ho fatto anche una domanda oggi, gli ho chiesto: ma i problemi di polmonite si verificano o no? Perché molto spesso quando parlo con gli allevatori cosa succede? Sono tutti molto dubbiosi sul fatto che bagnare gli animali a goccia grande, per esempio, possa creare dei problemi poi allo stato sanitario dell'animale, con polmoniti, tossi, problemi di questo tipo. E lui mi ha assicurato che questo non è un problema, dove gestisce lui le sessioni di raffrescamento, perché è riuscito a tarare in maniera ineccepibile proprio l'equilibrio tra raffrescamento, cioè asciugatura, e bagnatura. Quindi importantissimo, mi diceva, è questo aspetto di equilibrio. L'altra parte invece che segue è proprio il discorso della dieta di cal parzialmente negativo. Tra l'altro in Tecnozoo ha anche il supporto di un gruppo di dottoresse che si occupano solo di questo, di monitoraggio dei dati, quindi riesce anche a monitorare il proprio lavoro tramite il monitoraggio, per esempio, del pH delle urine, che queste dottoresse misurano nelle stalle dove è richiesto, in maniera tale che il pH possa rimanere tra 6 e 6 e 8, non deve scendere ulteriormente. E l'altra cosa che valuta è proprio il DCAD della razione, quindi con delle analisi specifiche riusciamo a valutare l'equilibrio anioni-cationi preciso della razione in base agli alimenti e andando a correggerlo. Ecco che è arrivato Cristiano. Ci sei? Scusatemi, ma la tecnologia non mi ha supportato in questo momento. Va bene, l'importante è essersi riusciti. Sì, ho sudato freddo perché io non riesco a fare una presentazione in buona tuba, anche perché non ce l'ho davanti. E quindi ho cercato di intrattenere come ho potuto, parlando di quello che ci siamo detti oggi. Fare. Ascolta, e a quale slide eravamo arrivati? No, no, non sono arrivato a nessuna slide. Ah, perfetto, è saltato iniziato. Subito. Va bene. Sì, è okay. saltato subito. Allora mo lo condivido, dai. Aspetta che devo correggere qua un attimino prima. Stavo dicendo che hai una grossa esperienza sul discorso del raffrescamento e sul discorso della dieta parzialmente, della dieta anionica parziale, ADCAD parziale. E quindi era interessante vedere proprio la tua presentazione, perché oltre ad unire le tue conoscenze scientifiche, perché mi stupisci sempre quando parlo con te, perché sei un continuo tirar fuori articoli scientifici, sempre gli ultimi che hai sotto mano, quindi unisci questa parte qua molto importante all'aspetto tecnico e all'aspetto pratico di stalla, insomma, quindi doti non indifferenti. Io ho la fortuna di stare qualche oretta ogni tanto in aeroporto, per cui c'è la possibilità di leggere comunque articoli che escono parecchi, quindi è sempre interessante. Va bene, ricominciamo allora. Adesso mi senti, Giuseppe? Tutto tranquillo? Ti sento benissimo, sì, ti sento benissimo. Okay. Va bene, no, io ho messo come titolo della presentazione stress da caldo nella vacca da latte, intensive cooling, ovvero raffrescamento intensivo, in close up, più che utile, direi necessario, e poi vedremo perché. Facciamo una breve carrellata su cosa succede normalmente, quello che riguarda lo stress da caldo, ovviamente nella vacca in lattazione, che tutti quanti conoscono, ma giusto per prendere in mano il filo del discorso. Ok, questo che vedete è l'impatto economico dello stress da caldo negli Stati Uniti, per cui l'azienda americana perde circa un miliardo e mezzo di dollari all'anno, ma se scendiamo un po' più verso i tempi nostri, vedete come l'ondata di caldo in California del 2017 ha creato tra le 4.000
e le 6.000 vacche morte nella sola California. È l'ultima riga in fondo. Per quanto riguarda il calcolo dello stress da caldo, lo sapete tutti ormai, perché se ne parla da anni, si fa attraverso il Temperature Humidity Index, ovvero il THI, che mette in correlazione non solo la temperatura, ma anche l'umidità relativa. E quindi associa i due parametri e attraverso una formula che le mette in correlazione, una temperatura di 34 gradi centigradi, un'umidità di 62, indica un THI di circa 85,85 punti. Gli americani e gli australiani invece hanno messo a punto un altro sistema, si chiama Dairy Heat Load Index. Praticamente lo si fa attraverso un'applicazione, non mette in relazione solo umidità e temperatura, ma anche quella che è la radiazione solare, le temperature notturne e la velocità del vento. Considera inoltre la produzione di latte e lo stato di salute della madre. La cosa interessante, gli australiani registrano la posizione del loro allevamento in questa applicazione e praticamente in base all'evolvere delle condizioni climatiche viene avvisato l'allevamento che andrà a trovarsi in condizioni di stress da caldo. L'altra cosa interessante, anche in questo caso, il stress da caldo inizia intorno ai 64 punti di HLI. La cosa interessante è appunto l'accumulo, cioè se durante la notte non rinfresca e quindi l'animale non perde la temperatura che ha accumulato durante il giorno, quei punti che non vengono persi vengono sommati al giorno successivo, per cui ha un indicatore estremamente efficace nel valutare lo stress da caldo della vacca. Come tutti ben sapete ormai, lo stress da caldo inizia con un THI di 65-68 nella moderna vacca da latte. E una volta che questa soglia di stress è stata raggiunta, la produzione di latte continua a diminuire. Per questo è estremamente importante iniziare a lavorare a contrastare lo stress da caldo ancora prima che questo inizi. Quindi adesso, se guardiamo la nuova carta per quanto riguarda i THI, si può vedere benissimo che con 50% di umidità relativa e 22 gradi centigradi di temperatura siamo già a quei 68 punti di soglia critica, ovvero soglia in cui inizia lo stress da caldo. Le problematiche le conoscete tutte, sono la riduzione delle performance produttive, quindi comunque perdita della produzione di latte, c'è una riduzione dell'efficienza alimentare, un aumento delle problematiche sanitarie, quindi per cui l'acidosi ruminale è la fada padrona, per cui riduzione importante della digestione della fibra, depressione del grasso del latte, laminiti e diarree, c'è un aumento importante delle zoppie. Normalmente il locomotion score, le vacche con locomotion score superiore di 3 nell'allevamento non dovrebbe superare l'8, massimo il 9%, dopo l'estate, normalmente negli allevamenti americani arrivano ad essere quasi il 16%, per cui raddoppiano nel post estate. Abbiamo un calo delle performance riproduttive, quindi CR ma anche l'HDR, un aumento dell'incidenza degli aborti e quindi della riforma obbligata. Riassumendo l'effetto sulla fisiologia digestiva che ben tutti conoscete, lo stress da caldo, quindi l'aumento della temperatura corporea, riduce l'ingestione volontaria, c'è un aumento della respirazione, il panting, quindi l'iperventilazione, c'è un'alterazione del rapporto acido carbonico CO2 nel sangue e l'animale espelle molta CO2, c'è una riduzione del nel suo tempo mangiando di meno e ruminando di meno, produce meno impatta in maniera negativa sul pH e quindi sull'equilibrio ruminale, aumenta il rischio di acidosi e diminuisce comunque la produzione di latte. Qui nella slide successiva vedete un po' come varia l'efficienza alimentare e l'income over feed cost, ovvero il guadagno al netto dei costi alimentari. C'è un impatto negativo dello stress da freddo, ma qui andiamo nei paesi del nord Europa o dell'est Europa, dove comunque ci hanno inverni molto rigidi. Nella fase di termoneutralità, ovvero tra i 0, grosso modo, i 4 e i 18 gradi centigradi, la vacca esplica le massime performance, quindi un'ottima efficienza alimentare e un ottimo income over feed cost.
quando cominciamo ad andare in condizioni di stress da caldo, abbiamo un calo dell'efficienza alimentare, ma ancora più importante un calo netto dell'income over feed cost, perché per contenere l'impatto negativo dello stress da caldo, l'allevatore comunque investe e quindi la spesa alimentare tende comunque ad aumentare. Cosa succede nella vacca che non è stressata? Nel momento in cui viene a mancare del glucosio, l'animale ricorre alla sua seconda fonte energetica, che sono i grassi. C'è quindi la mobilizzazione lipidica, il grasso viene convertito, il grasso del tessuto adiposo viene convertito in trigliceridi, nefa e glicerolo. Il glicerolo viene utilizzato per produrre glucosio immediatamente, i nefa per essere utilizzati come fonte energetica devono arrivare al circolo sanguigno, qui vengono ossidati e producono chetoni ed energia, se c'è abbastanza energia i chetoni entrano nel ciclo di Krebs e vengono utilizzati a loro volta, se no si accumulano nel sangue dando origine a quella dismetabolia nota come chetosi. Dall'altra parte i trigliceridi che vengono sempre ottenuti dall'ossidazione, dal processo di ossidazione attraverso cui la vacca utilizza i nefa. Se ci sono abbastanza proteine a basso peso molecolare, le famose VLDL, gran parte del grasso viene trasportato in mammella, in caso contrario si accumula nel fegato, danno origine a quel fenomeno di steatosi epatica, o quindi accumulo di grasso nel fegato, che quando supera il 15% viene indicato come steatosi grave e va a compromettere l'intera funzionalità della vacca da latte. Questo è quello che avviene quando la vacca è in condizioni di termoneutralità. Nel momento in cui la vacca mi va sotto stress, ma il suo fabbisogno di glucosio è comunque alto, perché per mantenere la termoregolazione aumentano i suoi fabbisogni energetici, in stress da caldo produce insulina. L'insulina blocca la mobilizzazione lipidica, per cui il grasso stoccato nei tessuti, nel tessuto adiposo, non viene utilizzato. Allora cosa fa? Utilizza un'altra fonte di energia, utilizza gli aminoacidi, alcuni aminoacidi definiti glucogenici, cioè che producono, utilizzati per la produzione di glucosio. Questo fa sì che ci sia un aumento dell'urea circolante, per cui in estate troveremo un aumento dell'urea ematica, ma allo stesso tempo dell'urea dell'acqua. Questo è quello che avviene per quanto riguarda la vacca in stress da caldo. Qual è l'impatto economico? Se calcoliamo il latte perso, il calo dell'efficienza riproduttiva e le eventuali problematiche sanitarie che intervengono durante l'estate, è una spesa che supera le 300 euro capo anno. Riassumendo il tutto, quindi abbiamo una riduzione di quelle che sono le performance produttive, un aumento del rischio di alcune dismetabolie, una riduzione di quelle che sono le performance riproduttive, questo è estremamente legato all'aumento dell'energia richiesta durante lo stress da caldo per la termoregolazione. L'energia, ovviamente, tutto l'ossigeno che viene utilizzato o comunque che durante i processi di produzione energetica non viene completamente utilizzato, produce delle molecole chiamate ROS, reattive oxygen species. Queste sono anche, qualcuno li chiama, ma in realtà non è che i radicali liberi contengono i ROS, vanno a danneggiare quelle che sono le cellule, non solo quelle deputate all'immunità, ma anche quelle del corpo luteo, dando quindi origine a un riassorbimento e quindi a un calo della performance di produzione. Comunque le trovate tutte riassunte in questa immagine. Abbiamo un calo drastico della sostanza secca, questa è una razione per una vacca che per una stalla che produce 40 litri di latte, vedete man mano che il THI aumenta e si passa dalla termoneutralità a stress da caldo, prima moderato poi intenso, c'è un calo della sostanza secca stimata che arriva fino al 14%, associato allo stesso momento ad un aumento dell'energia richiesta per sopperire le perdite. Altra cosa importante che non va sottovalutata è come influisce lo stress da caldo a livello intestinale. Per disperdere calore la vacca ricorre a una vasodilatazione periferica, ecco, nello stesso tempo si assiste a una vasocostrizione del tratto intestinale. Questo fa sì che ci sia una ridotta capacità assorbente dell'intestino e un ridotto apporto di ossigeno. In pratica l'intestino non è in grado di assorbire alla stessa maniera di quando la vacca si trova in termoneutralità. Quindi cosa significa? Che noi per dare una mano all'animale dovremo dare una grande quantità di energia contenuta in poco spazio e in questo il grasso ovviamente bypass ci dà una grossa mano, ma allo stesso tempo dobbiamo somministrare all'animale
un bel po' di antiossidanti, perché quello stesso stress ossidativo che mi danneggia e mi fa regredire il corpo luteo, che comunque mi va a inficiare l'immunità, mi danneggia anche i villi intestinali deputati all'assorbimento dei nutrienti. Per cui anche in questo caso energia, grande quantità di energia contenuta in piccolo spazio, ma soprattutto una buona quota di antiossidanti, che può essere vitamina E, selenio, rame, manganese e zinco sicuramente, ma anche dei polifenoli o dei prodotti comunque di origine naturale che possono dare una grossa mano. Adesso però parliamo di quello che è l'argomento. Cristiano? Sì, dimmi. Ecco, giusto per fare un po' un cenno pratico, no? Alla tua esposizione, mi viene in mente una cosa, visto che noi misuriamo costantemente l'urea nel latte presso i nostri clienti, no? Abbiamo anche il servizio di Tecnozoo Monitoring, sì, Team, che, certo, che si occupa proprio di questo, quindi diamo molta importanza al discorso dell'urea, perché normalmente andiamo a correlarla all'apporto di proteine, no? E io sono sicuro, perché poi da un anno con l'altro ci si dimentica le cose, no? È umano. Sono sicuro che nei prossimi giorni, con l'arrivo del caldo, durante questo servizio ci sarà qualche allevatore che sarà allarmato dal fatto che l'urea nel latte aumenterà, come tu hai spiegato dal punto di vista fisiologico, no? Ecco, e quindi andrà a pensare a mille cose. Ho messo la medica più fogliosa, ho sbagliato, ho messo troppa soia, ho messo troppa proteina, e invece tu ci spiegavi di stare tranquilli, no? Ho capito bene, di stare tranquilli, perché comunque è fisiologico, per il fatto che la vacca va ad attingere agli aminoacidi del corpo, quindi obbligatoriamente deve eliminare dell'urea, ho capito, esatto, bene. L'ideamina produce ammoniaca che viene convertita in urea, e di conseguenza aumenta l'urea sia nel latte, ovviamente, come aumenta nel ciclo sanguigno, viene eliminata con le urine, ma una parte la ritroviamo anche nel latte. Sì, perché hai detto bene, la vacca non ha un fabbisogno di proteina, ma di aminoacidi. Per cui se il suo fabbisogno di aminoacidi e noi non gli diamo attraverso la dieta, lei ricorre a quelli che ha praticamente contenuti nella parte muscolare, tenendo presente, certo, che poi d'estate interviene l'insulina che blocca la mobilizzazione. Certo, lei preferirebbe utilizzare i grassi, o meglio ancora i carboidrati, ma se i carboidrati non ce ne sono, perché comunque la richiesta di glucosio è alta, i grassi non sono disponibili, passa alla sua terza fonte, che sono gli amminoacidi, e quindi cerca di sfruttarli al meglio. E quindi è normale che si alzi l'urea nel latte. Infatti d'estate normalmente la proteina è un po' più alta, quella che noi somministriamo alla vacca in termini di proteina metabolizzabile, ma se andiamo a dare in soldoni anche proteina grezza, basta aumentarla magari utilizzando una fonte bypass, per cui diamo una quota di amminoacidi già disponibile a livello intestinale senza sovraccaricare ulteriormente il rumine. Tra l'altro la cosa interessante è che d'estate i foraggi tendono a produrre più calore, perché la fase di fermentazione subiscono una fase di fermentazione, hanno una KD, una costante degradabilità bassa, per cui ci mettono più tempo. I concentrati un po' più alta, per cui d'estate io vado comunque a ridurre la quota dei foraggi, perché mi aumentano l'heat increment, cioè il calore prodotto a livello luminale. Aumento quindi in questo caso anche la quota di concentrati, perché devo comunque soddisfare i fabbisogni energetici dell'animale e soprattutto di amminoacidi. Per fare ciò devo comunque assicurarmi di fornire la giusta quota di minerali per sostenere quell'effetto tampone in parte perso dall'effetto che ha l'iperventilazione, cosa che posso in qualche modo contenere in maniera abbastanza importante se faccio un buon sistema, se eseguo un buon protocollo di raffreddamento intensivo, in cui cerco di tenere la vacca il più possibile vicino al suo livello di termoneutralità. L'altra cosa interessante che vorrei sottolineare è il discorso anche degli antiossidanti, no? Dei polifenoli, sì. E in effetti questo effetto benefico dei polifenoli è dimostrato proprio anche dall'utilizzo nelle stalle dove lo facciamo del Normotherm Orac, che a parte i salicilati però porta anche una grossissima quantità di antiossidanti. È proprio lì dove abbiamo misurato i dati tramite dei ricomp,
Abbiamo notato che c'è un grosso beneficio dal punto di vista della riproduzione, proprio da prove di campo nostre di Tecnozoo, proprio nel caso in cui la dieta è additivata con degli antiossidanti. Quindi questo va a conferma di quello che tu stai dicendo. Assolutamente sì. Cioè, la somministrazione di antiossidanti è indispensabile durante lo stress, comunque durante tutte le fasi di stress, che può essere lo stress da caldo, ma una buona quota di antiossidanti vanno forniti anche appunto durante la fase di transizione, perché ricordiamoci, certo, che dopo lo stress da caldo il parto è in questo caso uno degli eventi più stressanti nella vita della vacca, e purtroppo l'estate la vive sicuramente tutti gli anni, qualche anno magari il parto se la scappa via, insomma l'interparto medio e la frisone è di 430 giorni, per cui è abbastanza facile che ogni tanto salti un anno, insomma. Ma l'estate la becca tutti gli anni. Per cui assolutamente sì, gli antiossidanti servono e danno una mano e hanno un ritorno economico. Dalla prova che avevamo fatto noi addirittura di 11 a 1 sulla spesa, per cui vanno assolutamente utilizzati durante il periodo estivo. Certo, ti lascio andare avanti, Cristiano, perché sennò parliamo di vacche in asciutta. Il discorso. Allora, vale la pena raffreddarle? Assolutamente sì, raffrescare le vacche in asciutta aumenta la produzione di latte. Di quanto aumenta? Mediamente siamo tra i 3 e i 5 kg nella fase di produzione a 4 settimane, che comunque sostiene la produzione per tutta la lattazione. Poi vediamo quanto incide in realtà in tutta la lattazione, ma anche nelle lattazioni future dell'animale che andrà a nascere da quella vacca che è stata raffrescata. Ok, che la vacca, che raffrescare le vacche in asciutta aumenti la produzione di latte si sa da diversi anni. Vi faccio vedere una serie di ricerche partendo dal 1982 e arrivando al 2001. C'è sempre un marcato aumento della produzione di latte delle vacche che vengono raffreddate durante la fase in asciutta rispetto alle vacche che non sono raffreddate durante la fase di asciutta. E questo, già questo, perché comunque è un investimento che noi abbiamo nell'immediato, fa propendere per installare un impianto di raffrescamento, almeno nella fase di close-up, come vedremo successivamente. Altre ricerche più recenti, quella ad esempio fatta da Flammenbaum nel 2016, che ha preso in considerazione diversi allevamenti in diverse zone a livello mondiale, ha fatto vedere che comunque c'è un aumento della produzione di latte tra raffrescare le vacche in preparto e non raffrescarle, comunque in asciutta, che va dal 4 al 10%, per cui si parla di produzioni veramente importanti. L'altra cosa, questa è una ricerca un po' più recente, l'ha fatta Molinari nel 2019, ha visto che raffrescare le vacche durante la fase di asciutta riduce il rischio di metrite del 50%, per cui vuol dire che raffreddare le vacche aumenta comunque la risposta immunitaria della vacca stessa. Raffrescare le vacche, abbiamo visto, in asciutta produce più latte, perché c'è comunque un aumento di quelle che sono le cellule epiteliali, mentre al contrario lo stress ossidativo, lo stress ossidativo che si ha durante lo stress da caldo, riduce in maniera sensibile il numero degli alveoli. Non c'è invece nessun effetto per quanto riguarda l'apoptosi, cioè il mantenere il sistema mammella a un numero costante di cellule, cioè quella che è cosiddetta definita l'autosostituzione. Nella foto che vi faccio vedere, sulla destra potete notare appunto gli alveoli, sulla sinistra vedete come le vacche in stress da caldo abbiano un numero evidentemente inferiore rispetto agli animali che sono stati raffreddati durante la fase di asciutta. Adesso qualcuno chiederà, sì, ma devo raffreddare solo le vacche in close-up oppure faccio tutta la fase di asciutta? Allora, l'ideale sarebbe quello di poter raffreddare comunque tutta la fase di asciutta, tutti i 56 giorni o 45 giorni, dipende da quanto uno fa la fase di asciutta. Però se andiamo a vedere da vicino, vediamo che raffreddare la fase di asciutta o comunque almeno raffreddare la fase, l'ultima fase, quella definita close-up, preparto, steaming-up, ognuno la può chiamare come preferisce, influisce in maniera importante nel tenere sotto controllo sia la temperatura rettale che il tasso di respirazione, cioè con evidenti benefici per quanto riguarda
il wellness della vacca in transizione. La cosa interessante, le vacche in stress da caldo tendono ad accorciare l'asciutta, per cui se le raffreddo e anche la lunghezza quindi della gestazione stessa, per cui se le raffreddo possiamo arrivare in tutta la fase di asciutta, possiamo arrivare ad una asciutta e quindi a una gestazione considerata normale. Se non riesco a raffreddarle o comunque le raffreddo almeno nell'ultima fase, anche in questo caso si ha un accorciamento. Questo vuol dire che spesso potremo avere delle vacche che anticipano il parto, si parla anche di 20 giorni, specialmente nelle primipare. 20 giorni prima spesso non si ha maturazione di cotiledoni e caruncole, per cui c'è un aumento di quella che è considerata di quelle che sono le problematiche legate alla ritenzione di placenta. E questo è associato anche molto probabilmente anche allo stress ossidativo che si verifica durante la fase di stress da caldo, che mi va appunto a danneggiare le cellule, quindi anche in questo caso i radicali liberi mi vanno a danneggiare le cellule di corpo luteo e di cotiledoni e caruncole, evitando quindi l'espulsione della placenta. Per quanto riguarda invece la produzione di latte, se noi andiamo a raffrescare comunque c'è un beneficio evidente, si parla appunto di quello che ho detto prima, di quei 3-5 litri di latte a 4 settimane in più rispetto alla vacca non raffreddata. L'altra cosa interessante è, ma le manze gravide quindi le raffreddiamo come le vacche oppure no? In realtà anche le manze vanno raffreddate, perché si è visto che in estate durante lo stress da caldo anche loro hanno un aumento della temperatura rettale e del tasso di respirazione. Per cui anche le manze vanno in ogni caso raffreddate. L'altra cosa interessante, se le raffreddo anche loro mi rispondono positivamente alla produzione del latte. Anche loro hanno un aumento della produzione di latte per tutta la prima lattazione. Si parla di 2,2 litri di latte in più. Quindi in realtà ci stiamo bene. Oltre i 2 litri di latte, per cui anche in questo caso si paga tranquillamente l'investimento. Tra l'altro spesso le manze gravide nell'ultimo periodo stanno con le vacche in close up o comunque sono nella stessa zona, magari separate fisicamente ma nella stessa zona. Per cui se vado a raffreddare le vacche in asciutta è buona norma e comunque ho un vantaggio anche nel raffreddare le manze gravide nell'ultima fase della gestazione. Per quanto riguarda invece il profilo metabolico e l'immunità, questo è estremamente interessante. Come abbiamo detto, la produzione di latte aumenta, parliamo di 3-5 litri di latte a 4 settimane e poi una produzione che viene sostenuta per tutta la lattazione. Ma la cosa estremamente interessante è che raffreddando le vacche in preparto ho un aumento dell'ingestione di sostanza secca nella fase di asciutta. Aumento che però poi non è statisticamente significativo nella fase di lattazione. La cosa interessante è quell'aumento di ingestione di sostanza secca mi dà un aumento del peso corporeo, perché comunque nell'ultima fase di asciutta e quindi in close up i fabbisogni della vacca aumentano in maniera importante. E se mi aumenta l'ingestione e quindi l'energia ingerita, è normale che ci sia anche un aumento del peso corporeo. La cosa interessante è che la vacca dopo partorita ha una perdita di peso superiore alla vacca non raffrescata. Vuol dire che l'animale si comporta esattamente come una vacca in termoneutralità. Cioè, se io la raffreddo si comporta come una vacca che non è in stress da caldo. Perché? E lo vediamo nella slide successiva. Perché mentre il livello di glucosio nel sangue è pressoché analogo, abbiamo un aumento dell'insulina circolante nella vacca stressata, mentre nella vacca che io ho raffreddato anche nella fase di asciutta questo aumento non ce l'ho, per cui la vacca ha un livello di insulina ritenuto normale e quindi si comporta esattamente come una vacca in termoneutralità. Mi aumenta, ho un aumento dei nefa circolanti. Ma qui parliamo di stress da caldo. Se fossimo in condizioni normali, io mi aspetterei una problematica legata poi all'immunità. Ma se volete saperne di più, un nostro collega, il dottor Boldrin, ha fatto un bellissimo articolo che uscirà sul prossimo numero di Dairy Express, in cui comunque parlerà di
bilancio energetico e della correlazione tra INEFA e il calo della risposta immunitaria. Ma qui siamo in stress da caldo, quindi io in condizioni di termoneutralità mi aspetterei comunque, se ho un aumento dei INEFA, un calo della risposta immunitaria. In realtà non è così. Un certo Amaral ha fatto un'indagine prelevando dei campioni di sangue e ha voluto vedere come andava bagnando, raffrescando le vacche in preparto rispetto a quelle non raffrescate, come andava la proliferazione dei linfociti, ovvero di quelle cellule deputate alla produzione di anticorpi e alla selezione di anticorpi. Beh, si è visto che nonostante ci sia comunque un aumento dei INEFA, se io vado a bagnare le vacche, un aumento comunque che io ritengo, cioè, che mi fa capire che l'animale si comporta quasi come una vacca in termoneutralità. Però il bilancio energetico negativo deve essere moderato e sotto controllo. Se io li raffresco, ho un aumento dei linfociti, quindi delle cellule che mi producono anticorpi, ma non solo, ho anche un'attività dei neutrofili superiore rispetto a una vacca non raffreddata durante lo stress da caldo. Ma non solo, cioè ne ho in più come quantità, ma ne ho una buona parte in, lo vediamo nel grafico sotto, una buona parte ce l'ho in fase di fagocitosi, per cui comunque stanno inglobando, stanno fagocitando il batterio, quindi il nemico, tra virgolette, ma ce ne ho anche una buona parte, cioè molto più in ossidazione, in oxidative burst, quindi in esplosione ossidativa, proprio per tenere sotto controllo il discorso dei patogeni. Non solo, ma anche il vitello che è nato dalla vacca, che noi abbiamo raffreddato, lo vedete nel grafico di destra, rispetto a uno nato da una vacca non raffreddata, ha una capacità di assorbire le immunoglobuline nettamente superiore. Per cui sì, ho un aumento dei INEFA circolanti, ma probabilmente il fatto di raffreddarla, tenere sotto controllo lo stress da caldo e quindi lo stress ossidativo, anche se ho un aumento dei INEFA, ho comunque una risposta immunitaria molto molto positiva. Vediamo adesso cosa succede all'animale che si trova in utero e quello per quanto riguarda poi la longevità degli animali. Questo è un lavoro che si trovava su una rivista americana, non su Horse Dairyman, ma sull'altra, su Dairy Herd Management, nel 2017, in cui hanno voluto verificare cosa succede alle performance del futuro nascituro una volta che io vado a raffreddare la vacca. Cosa invece succede se io non la raffreddo? E si è visto che hanno un peso alla nascita nettamente superiore, ovviamente un peso allo svezzamento anche in questo caso superiore, ma la cosa estremamente più interessante è che alla prima lattazione producono circa 12 quintali di latte in più rispetto alla figlia nata da una vacca non raffreddata. Ma non solo, l'85% contro il 66% finisce la prima lattazione, per cui anche una longevità superiore. Quindi io vado a raffreddare le vacche in preparto, o comunque se riesco tutta la fase di asciutta, ma comunque in preparto ho un aumento della produzione di latte, quindi ho un ritorno del mio investimento, che è l'impianto di raffrescamento, la gestione della mandria per poterla raffreddare in maniera corretta. Ce l'ho nell'immediato, ovvero quando la vacca partorisce, ma ce l'ho anche nel lungo periodo con le performance degli animali, delle figlie che diventeranno vacche nate da quelle vacche raffreddate durante la fase di cruda. Questo invece è un lavoro di La Porta fatto nel 2020, hanno raccolto dati, mi pare oltre 10.000 dati relativi a delle vacche per più lattazioni, hanno visto che le figlie nate da vacche raffrescate producevano in media 2,2 litri in più in prima lattazione rispetto alle figlie nate da vacche non raffrescate, sempre in fase di asciutta o comunque di close up, producevano 3,3 litri in più nella seconda lattazione, anche in questo caso rispetto alle figlie nate, sempre in seconda lattazione, nate da vacche non raffreddate, e addirittura 6,5 litri in più in terza lattazione. Si è stimato quindi un aumento di circa 120 kg per lattazione in media. Per cui anche in questo caso vale veramente la pena raffreddare le vacche in close up. La cosa interessante è che poi hanno valutato anche la longevità. Beh, si è visto che le figlie e anche le nipoti, che le vedete nel grafico in basso a destra, nate da vacche raffrescate,
restano più in stalla. Tra l'altro hanno fatto un conteggio, hanno visto che la mancata produzione legata allo stress da caldo, la riforma obbligata per cui gli animali che escono prima, costa circa 500 milioni di euro all'anno solo negli Stati Uniti. Per cui anche in questo caso si vede come raffreddare le vacche, quindi come l'effetto in utero dello stress da caldo crei dia dei problemi anche per quanto la longevità delle generazioni. Se proprio non possiamo farlo, sì, magari non riusciremo in nessun modo a evitare i danni in utero e quindi le perdite di performance delle vacche, ma almeno potremo contenere quelle che sono le problematiche legate alla produzione di latte delle vacche che vanno a partorire. Infatti, aumentando la quota di antiossidanti, questo è un lavoro fatto, presentato nel 2017, passando da 1000 a 3000 mg di vitamina E nel close up, ovviamente le vacche poi venivano raffrescate. Comunque, se vedete tra quelle che sono state raffrescate e quelle invece non raffrescate, ma che hanno in ogni caso ricevuto della vitamina E, in pratica la produzione di latte si può considerare analoga. Per cui sì, non andremo a combattere l'effetto in utero dello stress da caldo, comunque non lo combatteremo in maniera completa, lo combatteremo in maniera parziale, però almeno riusciremo a contenere quelle che sono le perdite produttive durante nella lattazione successiva, nella lattazione dopo la fase di asciutto. Adesso vi faccio vedere l'esperienza di un nostro allevatore. L'azienda si chiama Agricola Lenti, è un allevamento di medie dimensioni, hanno 360 vacche in lattazione, si trova alla Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Noi di solito lì, Ivan, che è il responsabile farm manager, inizia le sessioni di raffreddamento, quindi l'intensive cooling sulla mandria in lattazione già, ma qualche volta ha iniziato anche a fine marzo, comunque ad aprile, perché sì, la stalla non è molto lontana dal mare, ma essendo circondata da circa 300 ettari di oliveto, capite bene che la circolazione d'aria all'interno dell'allevamento non è così importante. L'azienda nel 2020 ha avuto una produzione media per vacca di 131 quintali, ovviamente oltre l'oliveto, e il vigneto e gli aranci ha anche 130 ettari in cui produce insilati, mais, sorgo e l'oietto oppure un miscuglio, e comunque una quota del fieno. Una parte ovviamente i concentrati li compra e anche una parte dei foraggi utilizzando anche della medica disidratata in azione. Sono stato 2 giorni fa in stalla a fare il mio solito giro e stanno ancora consegnando oltre 40 litri capo giorno, 40 kg capo giorno in cisterna con 361 vacche al secchio. L'azienda ha cominciato a lavorare con intensive cooling, quindi con le sessioni di raffreddamento nel 2016, per cui è ormai routine raffreddare le vacche in lattazione. Il PR dà dei ricomp dal 1 giugno 2020 al 1 giugno 2021, l'abbiamo visto l'altro giorno, è in tutto l'anno del 33%, con oltre l'85% di vacche gravide entro i 150 giorni. Fa double off sync tutta la mandria e la prima fecondazione hanno in media intorno o comunque oltre i 70 giorni, intorno ai 77 giorni. Non ci sono sistemi elettronici di rilevamento calori, per cui io ogni volta faccio i complimenti a Ivan perché e a Giuseppe che è il veterinario aziendale, perché comunque ottenere queste performance solo ed esclusivamente attraverso la sincronizzazione comunque non è per niente male. Nutrizione. In close up facciamo una razione anionica di CAD parziale, come diceva giustamente Giuseppe, quindi lavoriamo con un DCAD intorno ai meno 100 mili equivalenti per chilogrammo di sostanza secca. Facciamo in modo che il pH degli urini sia compreso tra 6 e 8, ma Ivan e Giuseppe fanno la misurazione del pH praticamente ogni 15-20 giorni. Bilanciamo la razione per energia metabolizzabile e proteina metabolizzabile. Quelli che vedete sotto sono i livelli di THI, in base al livello di THI, quello che suggerisce per le caratteristiche di questa stalla come energia da somministrare per coprire i fabbisogni, il 100% dei fabbisogni della vacca in close up. Vedete che man mano che aumenta il THI, l'energia che noi dobbiamo somministrare aumenta
dell'1,1 quando passiamo a 68 dpi, a sopra il 68 dpi, al 3% quando arriviamo sopra il 72 dpi e andiamo oltre il 7% quando arriviamo a un dpi di 79. Quello che raccomando sempre è la giusta lunghezza di taglio, quindi intorno ai 3 cm. Questa è abbastanza lunga, 2 cm, 3 cm, abbastanza lungo per stimolare la luminatività e comunque abbastanza corto per evitare la solezione. Per migliorare la palatabilità, quindi il sapore, l'appetibilità quindi della razione stessa, andiamo ad aggiustare l'umidità che normalmente sta intorno al 46,5-47%, cioè la sostanza secca della razione è intorno al 46-47%. Loro fanno, gestiscono dal punto di vista anche manageriale lo stress da caldo, si fa quello che si chiama anche in questo caso intensive cooling, il sistema è sempre lo stesso, sono 60 minuti per turno, sempre un minuto di acqua e 5 minuti di aria. Qui abbiamo due modalità di azione normalmente. Quando il THI è tra 64 e 68 si fanno normalmente due turni, uno a metà mattina, uno primo metà pomeriggio, proprio per quando è il momento più caldo. L'altro invece si fa quando poi la temperatura aumenta, il THI diventa ancora più aggressivo, allora si passa a fare anche quattro turni al giorno, fa il primo intorno alle 8:30, poi si fa a metà mattina, all'inizio del pomeriggio e verso la fine del pomeriggio, quando, proprio per tentare di tenere sotto controllo la temperatura corporea degli animali, proprio nel momento in cui la temperatura è più alta. Una volta, come potete vedere, gli animali sono catturati, rimangono in questa posizione, io la chiamo active standing, cioè la vacca sta in piedi ma in maniera attiva, per cui mentre sta in mangiatoia riesce comunque a mangiare. Dopodiché, una volta liberate, loro vanno in un'area di riposo che comunque dotata di stratificatore, destratificatore o chiamato comunemente elicottero, dove comunque gli animali possono riposare. Qui lavoriamo sempre all'80% di stocking density, per cui cerchiamo di non avere mai i gruppi sovraffollati, né per quanto riguarda l'area di riposo, né per quanto riguarda l'area alimentare. Gli animali, quando finiscono la sessione di raffreddamento, vanno comunque nel... Aspetta che è uscita la condivisione, perché... Un attimo, Giuseppe, perché è uscita la condivisione. Sì, intanto... Io avevo anche delle domande da farti che mi ero appuntato, però intanto che stai lavorando... Ok, che adesso è rientrato. Sì, no, a posto, No, è rientrato, adesso rientrerà anche da voi. Sì, loro quando finiscono la sessione di raffreddamento vengono scatturati. Qualcuno rimane e continua a mangiare, perché comunque, anche se qualcuno dice ma io poi le costringo catturate, in realtà gli animali, una volta che sono in cattura e vengono raffreddati, loro mangiano, dopodiché... Una volta che la temperatura corporea è scesa, loro vanno nell'area di riposo, trovano la paglia pulita, c'è comunque l'elicottero, si coricano, cominciano a ruminare e questo comunque dà una grossa mano a superare quello che è lo stress da caldo, comunque a combattere, a prevenire lo stress da caldo e poi vedremo come rispondono gli animali, come hanno risposto gli animali passando da non utilizzare, a non raffreddare le vacche in close-up a raffreddare le vacche in close-up. Vi ricordo che loro fanno le sessioni di raffreddamento già da 5 anni, perché hanno iniziato già nel 2016. Ok. Posso interromperti un attimo? Dimmi. Prima hai parlato di dieta, no? Hai fatto solo un accenno alla dieta che utilizzi in queste stalle. Io so che tu hai diversi modi per controllare il DK della razione, no? Puoi utilizzare o dei saleni ionici, i Tecnozoo, però hai anche a cuore un prodotto che sta tanto a cuore anche a me, si chiama Anion Booster, che hai notato, noi abbiamo in esclusiva in Italia, no? L'importazione di questo prodotto, la distribuzione di questo prodotto, ma sei stato tu che l'hai voluto, perché lo stai utilizzando, io so, in tantissime stalle anche in tutta Europa e i risultati sono molto molto buone. Hai qualcosa da dirmi a tal proposito? Anche prima hai parlato di palatabilità e di appetibilità della razione in preparto, che è fondamentale, no? E mi pare che con quel tipo di prodotto lì si ottengano dei risultati veramente straordinari. Sì, è un prodotto che ho voluto io,
viene dagli Stati Uniti, è praticamente ottenuto dalla produzione dell'acido glutamico, quindi è un prodotto in cui cloro e zolfo sono su matrice organica, è estremamente appetibile, data la sua elevata, il suo elevato grado di sostanza secca, perché fa il 94% di sostanza secca, è estremamente stabile, ha una shelf life di circa 2 anni. E la cosa interessante è anche un 50% di proteina sul tal quale, per cui comunque ha una buona quota di proteina. E la sua lavorazione prevede un processo di fermentazione, perché poi il processo è un segreto industriale. E la cosa interessante, io all'estero tendenzialmente uso il sale. E l'Anion Booster lo sto utilizzando in Italia e in alcuni allevamenti in Grecia. E la cosa è dove l'ho sostituito, in realtà l'ingestione di sostanza secca subito è aumentata, ma comunque una volta che tu tieni controllo, sotto controllo l'ossidazione epatica, i centri della fame a livello ipotalamico sono stimolati e la vacca mangia. Ma la cosa interessante è che ho avuto subito un aumento di quelli che erano il livello di monoglobuline nel colostro. Avevo comunque colostri dove ho utilizzato interessanti, cioè comunque colostri dal 26, 28, 29, ma una volta inserito l'Anion Booster siamo arrivati ad avere colostri anche dal 31 al 34, anche supplementari. Per cui probabilmente quel processo che c'è di fermentazione probabilmente arricchisce il prodotto in mananooligosaccaridi, quindi MOS e FOS, che hanno un effetto benefico e positivo su quello che è poi la produzione di immunoglobuline a livello colostrale. Per cui sì, è un prodotto che ho a cuore, che sto utilizzando in Italia e mi sta dando delle belle soddisfazioni. Mentre nell'agricola lenti invece utilizzo un sale, utilizzo un prodotto che stanno sempre utilizzando da sempre. Adesso ho fatto l'ultimo aggiornamento inserendo della metionina, perché si è visto che se io ho un rapporto tra grammo di metionina metabolizzabile, ovvero grammo di metionina disponibile a livello intestinale, in rapporto di 1:1 o 1,17:1 con l'energia metabolizzabile, quindi con le megacalorie di energia metabolizzabile, esplica al meglio le sue funzioni. Tra l'altro la metionina ha un buon effetto lipolitico e non solo, ha anche un effetto antinfiammatorio. L'infiammazione è necessaria, va tenuta sotto controllo. C'è un bel lavoro che ha fatto Baumgart e l'ha presentato non molto tempo fa, in cui si è visto che se tu tieni sotto controllo comunque l'infiammazione, ma ci deve essere, perché hanno provato a somministrare dell'antinfiammatorio a delle vacche in preparto e le ritenzioni di placenta sono passate dall'8% che è ritenuto normale al 50%. Questo perché una volta che tu vai a bloccare tutti i processi infiammatori, automaticamente hai una riduzione della prostaglandina circolante, per cui aumenta il rischio di ritenzione placenta. La metionina ha comunque anche un effetto antinfiammatorio blando, per cui aiuta gli animali a superare questa fase stressogena, tra l'altro quell'effetto lipolitico, ed è tra l'altro oltretutto un amminoacido essenziale, quindi fondamentale per il metabolismo della vacca da latte. Qui vedete le vacche che fanno la loro sessione di rafforzamento catturate in alto a destra, dietro sono loro catturate nella foto, a sinistra invece è l'area di riposo, una volta che hanno finito, quando vanno lì si coricano. Il destraticatore, quindi l'elicottero, comunque continua a muovere l'aria e l'animale ci mette più tempo a rialzare la temperatura corporea e farla tornare nella fase critica, che normalmente ci impiega 4 ore. Ecco perché i turni di raffreddamento vengono posizionati a circa 3 ore dalla fine del trattamento, ovvero a 4 ore dall'inizio uno, dall'inizio dell'altro, proprio per questo motivo, per evitare che la vacca ritorni nella fase critica e vada quindi in stress da casa. Cristiano, visto che è da un po' che gira questo filmato con dell'acqua spruzzata, no? Io voglio entrare un po' nella testa degli allevatori che ci stanno seguendo e siccome colloquio con loro ogni giorno, secondo me verrà il dubbio a qualcuno dell'effetto negativo dal punto di vista delle malattie respiratorie. Insomma, non vi è la polmonite a ste vacche che continuano a essere bagnate, asciugate in continuazione? La vacca ha una termoneutralità tra i 4 e i 18 gradi, poi da 4 a 0 non gli dà particolarmente fastidio, da 0 a meno 6 compensa abbastanza bene, da meno 6 comincia ad avere qualche fastidio. In realtà in questa azienda Ivan registra tutto,
non ho memoria di vacche vendute per patologie respiratorie. Fa i protocolli di vaccinazione, quello che è necessario. In realtà no, l'animale ha necessità di essere raffreddato. E utilizziamo la goccia grossa proprio perché lì l'umidità è alta. I famosi foggers, cioè quelli che nebulizzano, vanno molto bene in ambienti in cui hanno alte temperature, ma umidità relativa estremamente bassa. Se tu li spruzzi sotto un capannone coibentato, ovviamente l'acqua assorbe il calore evaporando e abbassa la temperatura ambientale. In un ambiente saturo di umidità o comunque con un'umidità relativa molto alta, se io vado a buttare, vado a vaporizzare l'acqua, non faccio altro che aumentare l'umidità relativa, ma non vado a bagnare a raffreddare la vacca. Crea uno strato superficiale a livello cutaneo che mi fa da isolante, per cui la vacca non si raffredda. E inoltre tutto creo a livello proprio ambientale il massimo per i patogeni, cioè umidità, temperatura, quindi cosa vuoi di più? Diventa un parco giochi. Allora sì, comincia ad avere patologie di tipo respiratorio, ma nel momento in cui io utilizzo la goccia grossa e vado a bagnare l'animale, non mi crea nessun problema. Io non ho mai avuto, e faccio sessioni di raffrescamento in diversi allevamenti, anzi adesso a fine giugno cominceremo anche nello stallone da 550 vacche di Ulland a fare sempre lesioni di raffreddamento. Non ho mai avuto problemi di vacche vendute per polmonite o bronchite o comunque patologie respiratorie perché facevano le sessioni di raffreddamento. Ho visto tante vacche andare al macello dove non si raffreddavano gli animali, perché comunque lo stress da caldo è estremamente impattante. Ecco, se qualcuno che ci sta seguendo vuole scrivere nei commenti le proprie esperienze, vuole portare le perplessità o fare domande, lo faccia, perché siamo molto contenti, ecco, se, di questo. Se qualcuno volesse intervenire, noi siamo qua. Glielo ricordo ogni tanto, Cristiano, perché sai. Certo, certo, e fai benissimo. Allora, qui vedete l'effetto del raffrescamento intensivo sulla produzione di latte a 4 e 8 settimane. Ringrazio Italo Guarneri perché ha fatto l'elaborazione in 3 giorni, quindi è stato ultra veloce. Abbiamo messo a confronto il 2018 col 2020 per un semplice motivo, perché l'impianto di raffrescamento nel gruppo di Close Up è stato montato nel 2019. Però il problema è che è stato montato nell'estate nel 2019. Per cui oltre i lavori è stato montato a step, per cui nel 2019 è stato montato, ma per quando è entrato in funzione l'estate era praticamente finito. Per cui abbiamo confrontato il 2018 in cui non c'era, le vacche erano nello stesso identico posto, e nel 2020 in cui, perché poi nel 2019 abbiamo iniziato a fare le sessioni come appunto facciamo pure quest'anno, per cui nel 2020. Quindi l'anno scorso e come facciamo quest'anno. Come vedete è estremamente interessante, cioè il fatto di raffreddare le vacche, e vi ricordo che loro fanno poi la sessione di raffreddamento nelle vacche in lattazione dal 2016, per cui dopo partorite, fin dalla fase di vacca fresca, loro fanno la sessione di raffreddamento, c'è un aumento, è stato un aumento del latte di circa 3 kg a 4 settimane e praticamente di 2 litri per quanto riguarda le 8 settimane. Per cui già in questo caso si vede che l'impianto di raffrescamento, tenendo presente che questa è una stalla che munge 360 vacche, diciamo che nel giro della prima estate automaticamente si è pagato. La cosa interessante, se andiamo a vedere come l'effetto sul il tasso di concepimento, quindi per quanto riguarda le performance riproduttive, ovviamente dopo il tempo di attesa volontaria, vedete che il CR medio è passato da questi 4 mesi, quindi da giugno a settembre del 2018 era un 35, in su tutto un 39 nelle primipare, da giugno a settembre del 2020 è salito a un 50% in tutte le vacche, 53 nelle primipare. La cosa interessante, sul lato destro potete vedere anche le finestre, le varie inseminazioni. Mentre prima sì, non era male comunque, perché se andiamo a vedere a livello di prima inseminazione, grosso modo erano valori paragonabili. Per quanto riguarda poi le inseminazioni successive, raffreddare le vacche in close up dà delle performance nettamente superiori, cioè mi dà le performance che ho avuto anche nelle inseminazioni successive sono state di tutto rispetto, nonostante la temperatura esterna raggiunga delle volte anche i 37-38 gradi. Per quanto riguarda le dismetabolie, loro lavorano sempre a livelli estremamente bassi, per cui se vedete a destra trovate il benchmark, cioè il punto oltre cui
bisogna comunque intervenire. Loro viaggiano tranquillamente, avete visto, al 3,9% nel 2018, è stato ridotto ancora nel 2020, è passato un 2,2%. I collassi da 3 su 127 parti sono diventati 1 su 138, per cui siamo sempre sotto i valori di benchmark. Le ritenzioni di placenta grosso modo sono analoghe, perché 5 su 127 parti, quindi il 3,9% è un 4,3 con 138, anche in questo caso dobbiamo rimanere sotto l'8%. Le metriti sono calate e questo mi fa estremamente piacere, anche se erano valori bassi, sono comunque calati, che comunque conferma il fatto che raffreddare le vacche in close up aumenta la risposta immunitaria della vacca. E quindi abbiamo la risposta. Poi voi mi direte, sì, ma le dislocazioni a Bommasali sono passate da zero nel 2018. Tenete presente che loro, abbiamo guardato i dati martedì, su 460 parti mi pare che hanno fatto nel 2020, hanno avuto mi pare 8 dislocazioni, o 7-8, quindi comunque intorno all'1,5% grosso modo. La cosa che notate è che a luglio dell'anno scorso ne hanno fatte 3, quando ne fanno 8 in tutto l'anno. È lì estremamente interessante, peccato che Ivan non questa sera era impegnato, se no ve l'avrebbe spiegato lui. L'anno scorso a un certo momento il sistema di raffreddamento è andato in tilt, per cui le vacche sono passate da un stress da caldo gestito a un stress da caldo totale. Ecco, in quel frangente, quelle che hanno partorito in quella settimana in cui c'è stata la problematica, 3 di quegli animali hanno avuto comunque un problema di dislocazione a Bommasali. Per cui quando il caldo è arrivato in maniera importante e loro non se l'aspettavano, ovviamente è calata in maniera drastica l'ingestione di sostanza secca, sicuramente c'è stato un problema nel gestire il bilancio energetico, quindi bilancio energetico negativo, sicuramente della chetosi, che poi è degenerato dando origine a dislocazione a Bommasali. Abbiamo controllato anche le chetosi l'ultimo anno subclinica e siamo intorno al 13%, per cui anche in questo caso, se mettiamo un benchmark considerato normale del 15%, siamo ampiamente all'interno di quella finestra. Se andiamo a vedere poi, facciamo due conticini, per quanto poi, se, proprio mettendo il costo secco di una vacca fresca, se vado a comprarla oggi a 2.000 euro, dove si trova, buona. Andiamo a facciamo due i conti della serva, ne valsa la pena a inserire l'impianto di raffrescamento in close up? Sì, perché 3 litri per 360 vacche, quindi 10 quintali di latte al giorno per 4 mesi, già quello mi pagano l'impianto di raffrescamento. Ma se andiamo a vedere anche per quanto riguarda le dismetabolie, abbiamo avuto un vantaggio. Comunque avendo 138 parti, quindi 11 parti in più, abbiamo avuto un risparmio di circa 4.000 euro su quelle che sono le patologie nel postparto. Ok, quindi messaggino da portare a casa. Abbiamo visto, è estremamente importante adottare tutte le strategie possibili nutrizionali, ma soprattutto gestionali, per ridurre l'effetto sulla mandria, e l'intensive cooling è quella che oggi dà il risultato migliore. Quindi la vacca va raffreddata, se no tutto quello che voi mettete in piedi dal punto di vista nutrizionale probabilmente potrebbe non funzionare. Sicuramente ci sono additivi che danno una mano, l'aspergillus oryzae, la niacina, l'effetto, come abbiamo detto, alcuni prodotti che hanno degli antiossidanti all'interno, per cui ti creano, danno la possibilità di ridurre lo stress ossidativo. Estremamente interessanti sono i lavori fatti con la betaina a elevati dosaggi, circa 15 grammi capogiorno, però comunque va sempre associato a un programma di raffrescamento. Facciamolo anche alle vacche in preparto, abbiamo visto migliora le performance produttive dopo il parto, parliamo di 3-5 litri in più di latte alla quarta settimana, e comunque l'aumento di produzione dura per tutta la lattazione, migliorano le performance riproduttive e migliora anche lo status immunitario. Ricordiamoci che raffreddare le vacche in asciutta, oltre a ridurre del 50% il rischio di metrite, ha un effetto estremamente importante sulle performance future dei nascituri. Per cui noi raffreddiamo oggi per avere un guadagno sì nell'immediato, ma soprattutto per le generazioni future. Se avete qualche domanda, se no io avrei finito. Adesso vediamo, Cristiano, se arriva qualche domanda da chi ci sta seguendo, perché vedo che le presenze sono cresciute anche nel tempo.
Quindi probabilmente molti hanno finito tardi di lavorare e sono riusciti a connettersi solo dopo. Beh, adesso è anche periodo, c'è ancora chi sta affinando, portando a casa il fieno. È certo. Da capire. Intanto interrompo la condivisione. Sì, così ti vediamo. No, più che altro così scarico il segnale. Ecco, una puntualizzazione, no, che vorrei fare. Tutti questi approfondimenti tecnici si possono trovare sui vari canali che utilizza TecnoZoo per la divulgazione scientifica commerciale. Allora, avevo accennato all'inizio che c'è la rivista TecnoZoo che esce a cadenza circa bimestrale con dei temi attuali. Per esempio la prossima è lo stress da caldo, e è già disponibile online, a brevissimo sarà disponibile online, quindi chi vuole fare richiesta lo può fare, e poi c'è anche la versione cartacea, quindi potete richiederla a TecnoZoo e ve la spediranno. E gli altri canali che utilizziamo sono, oltre a queste riunioni, anche degli articoli scientifici molto interessanti che escono su diverse riviste, per esempio Ex Daily Press, dove il nostro autore principale è il dottor Boldrin, che spesso unisce l'aspetto tecnico a quello economico. Come citavi tu bene, Cristiano, l'ultima è proprio a questa duplice valenza, sia di aspetti tecnici che di aspetti economici, a cui il dottor Boldrin tiene parecchio. L'altra rivista, per esempio, su cui siamo usciti ultimamente è Allevatori Top, dove abbiamo portato la testimonianza di un lavoro fatto, del nostro lavoro quotidiano, un allevamento di Fidenza, quindi in zona Parmigiano, l'azienda Tonoli, una grande azienda, ecco, dove appunto si può, dove stiamo lavorando, e quindi abbiamo portato la nostra testimonianza di lavoro. Io adesso vedo qua, gira la tua casella, Cristiano, non capisco se sei connesso ancora o meno. Sì, sì. Ah, ci sei, vedo girare il circolino e quindi... guarda che c'è una domanda. Ci sono razze più resistenti al caldo, Cristiano, ci chiedono. Sì, tutti gli incroci Brahma e quelle tipiche delle zone africane, fondamentalmente. Se voi andate in paesi come l'Australia, voi trovate spesso incroci col Brahma o quelle razze lì, che sono tendenzialmente più resistenti allo stress da caldo, ma hanno delle performance comunque produttive estremamente, se guardiamo latte, estremamente scadenti, sono per lo più animali da carne. Bisognerebbe chiedere ai vostri bravi genetisti se c'è la possibilità di selezionare poi un domani qualche animale resistente allo stress da caldo. Un po' più resistente allo stress da caldo, ma comunque sempre performante. Però li facciamo diventare resistenti con le ventole e con il raffrescamento, è l'unica soluzione. Raffreddiamo, e per adesso è la soluzione che tutti concordano, che se la raffreddi, quello che fai dal punto di vista nutrizionale dà il 100%, se non la raffreddi diventa un problema. Invece, parlando dell'aspetto di transizione, no? Uscendo un pochettino dal discorso raffrescamento, molto spesso in passato si è parlato di dieta anionica, adesso tu l'hai citata più di una volta, no? Giusto per fare il punto della situazione, guarda che c'è anche tuo figlio che viene a salutarti. Dopo. Ecco, per fare il punto della situazione sul discorso anionico, visto che qualcuno è rimasto scottato magari in passato perché ha utilizzato delle tecniche un pochettino estreme, no? E tu invece stai portando, parlando di una tecnica che è particolare, quindi non siamo sugli estremi. Se volevi puntualizzare qualcosa a tal riguardo, visto che magari qualcuno si è collegato dopo e non ha seguito allora, ci sono... la tua esposizione completamente, giusto due parole. Sì, sì, certamente. Allora, si fa dieta di CAD parziale. Fino a qualche anno fa si faceva dieta di CAD totale, nel senso si arrivava a un livello di acidificazione estremamente aggressivo. Nel senso che il massimo beneficio per quanto riguarda il calcium flux, cioè l'aumento del calcio circolante, ce l'hai quando il pH delle urine arriva intorno tra il 5 e il 5,6. Però allo stesso
momento hai comunque un aumento del rischio di over acidification, cioè di mandare le vacche in acidosi metabolica. I lavori che sono stati fatti poi nel 2017-2018 hanno fatto vedere che invece non c'è un vantaggio per quanto riguarda le performance nell'arrivare ad acidificare in maniera così importante, cioè arrivare a quei livelli così bassi di pH. E realmente non ci sono. Hai le stesse identiche performance produttive, le stesse identiche problematiche di tipo sanitario. Dall'altro punto di vista però hai un risparmio dal punto di vista economico e dal punto di vista di lavoro. E il rischio di andare in acidosi metabolica è praticamente nullo. Perché anche se noi lavoriamo a meno 10 possiamo commettere qualsiasi errore, potremmo arrivare a meno 12, meno 15, ma non arriveremo mai a quel livello di soglia. Tra l'altro la vacca è un buon indicatore, nel senso nel momento in cui tu ti avvicini alla dose di over acidification cala in maniera drastica l'ingestione di sostanza acida. Oltretutto se il pH scende sotto il 6 si è visto c'è un aumento della natimortalità e sembra ci sia un problema nella sintesi della glutammina, quindi di un aminoacido non essenziale ma di cui la vacca ha estremo bisogno, perché è benzina per il tessuto enterico ed è substrato per la produzione di glucosio. Per cui lavorare a decada totale non serve. Se ci sono ancora chi lo propone, la Fibro con l'Animate, loro ancora propongono di arrivare a livelli dell'1,5, 1,8, anche il 2 di calcio, lavorando a decada totale. In realtà gli ultimi lavori di ricerca ti dicono esattamente che non serve. Quanto calcio somministrare? Ho visto un ultimo articolo che ha fatto José Santos, lui è dell'università, se non mi ricordo, della Florida, mi pare, sì, l'università della Florida, in cui dice che non ha senso, non serve aggiungere calcio oltre lo 0,7, perché comunque alla vacca servono 20 grammi di calcio in quella fase. Quindi noi possiamo dargliene 40. Sì, puoi giocare. Possiamo dargliene 40. Possiamo arrivare a 80, a 100, e siamo sicuri che quello che serve in ogni caso glielo somministriamo. Non serve andare oltre. Cala l'ingestione, cala la qualità del colostro, per cui ci sono dei problemi. L'altra cosa, in passato fino a un certo punto non si poteva usare il cloruro d'ammonio. Dopo un certo punto hanno ammesso il cloruro d'ammonio come additivo nella vacca da latte. Tra l'altro è estremamente amaro, per cui ha un problema nell'ingestione di sostanza secca. E chi usa il cloruro di ammonio come minimo ha avuto qualche problemino di dislocazione a bomba sale. Perché il cloruro d'ammonio libera ammonio e l'ammonio riduce l'assorbimento del magnesio a livello intestinale. Riducendo l'assorbimento del magnesio non ho attivazione della vitamina D3 né sintesi del PTH, per cui tutto quello che faccio a monte non riesco comunque poi a portarlo dove voglio io. Quindi, cloruro ammonio io non ne uso. Uso l'anion booster o uso comunque cloruro di calcio e cloruro di magnesio. Inserisco la quota di magnesio che serve, inserisco la quota di sodio che serve perché se non riesco ad assorbire il magnesio e soprattutto non esagero col fosforo. Primo perché fa esattamente l'opposto di quello che voglio io. Capta il calcio e me lo intrappola nelle ossa come idrossiapatite. Per cui fa esattamente l'opposto di quello che voglio io. Ma la cosa peggiore non permette il passaggio della vitamina D dalla fase passiva alla fase attiva. Per cui anche in questo caso ho un problema nella gestione del metabolismo del calcio. Per cui a oggi lavorare a dire che facendo un'analisi dei foraggi per quanto riguarda i minerali, perché la prima regola di una dieta di CAD negativo non è aggiungere anioni, ma è quello di ridurre i cationi e poi andare a stabilizzare la razione o comunque a bilanciare la razione inserendo degli anioni. Quindi la somma tra sodio e potassio meno la somma tra cloro e zolfo mi deve dare un DCAD in mille equivalenti negativo, meno 100 per chilo di sostanza secca, quello totale della razione. Ovviamente i quattro elementi vanno corretti per un coefficiente, proprio per ottenere il calcolo delle mille equivalenti. Per cui fatto in maniera intelligente, seguendo un protocollo, non c'è nessun rischio, anzi passando da DCAD positivo da più 200 a meno 100 mediamente le vacche producono 5 quintali di latte in più per lattazione, oltre a ridurre le patologie. Hai detto due cose interessanti, hai usato due termini interessanti,
cioè fare applicare dei protocolli in maniera ragionata. E io penso che questa valga sia per il discorso del raffrescamento, no? Come ci hai spiegato bene, protocolli ragionati e anche dal punto di vista alimentare, perché l'estremo ecco, forse è più facile da applicare, ma poi può portarci anche dei grossi problemi, mentre il giusto ragionamento è più difficile, ci vogliono delle competenze accurate, affinate nel tempo per poter essere applicato, però sono tecniche molto più sicure. Quindi parlare di anionico in senso generale è sbagliato e incompleto fondamentalmente, no? E lo stesso come esatto. Il raffrescamento, così se non è seguito da un protocollo non vuol dire tutto e niente, insomma, portare vantaggi o portare addirittura svantaggi, io penso, no? Il raffrescamento, se tu metti l'impianto, lo regoli, lo lasci lì, la vacca cosa fa? È attirata dall'acqua perché lei ha bisogno di raffreddarsi, va lì, si raffredda un po', il refrigerio, e se ne va via. Dopo 20 minuti la trovi in piedi nei passaggi, o peggio coricata per terra da qualche parte. Così non è gestire il raffrescamento, così è ho messo l'impianto di raffrescamento. Quando io faccio le sessioni, prendo la vacca, la metto in cattura, qualcuno dice sì, ma tu la metti in cattura, sai, poverina, lei ha bisogno di riposare, sì, 12-14 ore al giorno, il bilancio del tempo della vacca l'ho imparato abbastanza bene, il mio faccio ancora fatica a gestirlo, ma quello della vacca l'ho imparato abbastanza bene, sì, ma ha anche bisogno dalle 3 alle 5 ore di mangiare, allora io la chiamo active standing, cioè stai in piedi in maniera attiva, l'animale mangia, perché è vero i primi 5 minuti la vedi che non è proprio soddisfatta di questa cosa, specialmente finché lo fai fuori dalla sala di mungitura non gli dà particolarmente dispiacere, certo quando tu la vai a prendere tra una mungitura e l'altra, se fai 3 mungiture oppure 2 volte tra le 2 mungiture, non è proprio soddisfatta. Però poi tu la metti in cattura, vedi che dopo 5 minuti lei comincia a mangiare. Io sono sicuro che quelle 4 volte che la catturo, quelle 4 ore di ingestione lei me le fa. E all'uscita dalla sala mungitura mangiano circa il 50% della sostanza secca giornaliera. Dopodiché, una volta che io ho abbassato la temperatura e l'abbiamo misurato, cioè col termometro, quindi quando l'animale mi si abbassa la temperatura, mi torna intorno al 38,6-38,8, io la scatturo, la vacca non è che scappa impaurita, alcune continuano a mangiare. Le altre vanno in coccetta e si coricano e rimangono lì fino a quando non le vado a riprendere. Alla fine la ricerca ha visto che la vacca, facendo quelle sessioni, addirittura facendone 8, riposa un'ora in più che se ne fai 5. Figurati se ne fai 5, non ne fai nessuna, quante ore in più riposo. Non stai in piedi a caricare gli arti nel bagnato o comunque negli abbeveratoi o nei passaggi a dar fastidio agli animali, va in coccetta, si corica e rubina. Quindi trae un beneficio dal punto di vista delle performance produttive, dal punto di vista delle performance riproduttive, perché tengo sotto controllo la temperatura, ma anche per quanto riguarda i piedi, perché l'animale riposa le ore che deve riposare. Per cui dimmi. No, finisci pure, poi ti dico. No, perché è capitato di anche di una domanda, la temperatura. Dimmi tu. Temperatura? Temperatura dell'acqua di abbeverata. Se ci sono dei range da rispettare. Di solito la cosa interessante, se tu gli dai l'acqua tra i 18 e i 24 gradi, bevono di più, anche durante il periodo estivo. Comunque il loro rumine è sempre a 40 lavora, per cui il problema non è. Tendenzialmente però chi può in grado oggi di riscaldare l'acqua? Solitamente chi ha un impianto di biogas, perché ha del calore da regalare praticamente. Però il fatto di riscaldarla, specialmente nei paesi al nord dove è molto freddo, è una manna, perché comunque ti evita tanti problemi, tra cui blocchi luminali e quant'altro. Però tendenzialmente l'acqua che noi somministriamo qui la troviamo sempre tra i 12, 15, 18 gradi, per cui non c'è problema. Insomma, forse qualcuno che sta nelle zone montane, ma là avranno provveduto a comunque, tra virgolette, a stemperarla con delle resistenze o mischiandola con dell'acqua calda tramite altri sistemi, però sicuramente sì. Bene. Cristiano, io chiuderei la serata, quasi quasi. E così vado a cena. Non hai ancora mangiato, allora ti lasciamo andare a mangiare. Ti lasciamo andare a mangiare, allora, Cristiano. Io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità e per la tua competenza, che è veramente... Grazie a te. Sei un libro aperto.
quando ti metti veramente, puoi stupire positivamente. Ti ringrazio. Quindi io ti ringrazio tantissimo. Ovviamente, se qualcuno vuole farci domande anche nei prossimi giorni, noi siamo qua per rispondere. Se qualcuno ti vorrà conoscere di persona, quindi invitarti in allevamento per una valutazione sull'impianto di raffrescamento piuttosto che sul piano alimentare, tu sei a disposizione, mi sembra di capire, compatibilmente ai tuoi spostamenti per il mondo, però ogni tanto Sì. riusciamo a intrappolarti anche in Italia, anche nel nord Italia, ogni tanto arrivi, vedo. E quindi Sì, ogni tanto faccio qualche giretto. ecco, quindi ci fa molto piacere se verrai a trovarci anche nel nord Italia. Bene, Cristiano, io chiudo la serata e ringrazio tutti, e ringrazio anche te tantissimo. Grazie a tutti e buona serata e buon raffrescamento a tutti. Grazie Cristiano, buona serata. Ciao.